watch me, ooh, watch me, watch me, ooh, watch me, watch me, ooh. Hi guys, sono Foolish e bentornati in un nuovo video. Come ricorderete, tempo fa vi dissi che volevo portarvi dei video sul calciomercato, comunque su notizie di attualità, in tempo reale praticamente, e quindi non potevo permettermi di mettermi a scrivere, girare e montare un video. L'unica maniera per potervi portare notizie fresche, succulente, proprio appena sfornate, come queste due che vi sto portando, come avrete letto dal titolo, è quello di fare un vlog, e dove li faccio solitamente è la macchina, perché praticamente sono sempre in macchina, sono sempre in giro e quindi è l'unico posto in cui posso parlarne. Ad oggi è lunedì, sono le 12:54, il che vuol dire che è poco prima, poco dopo l'ora di pranzo. E ad oggi, in questo preciso istante, una sola di queste due notizie ufficiale, quella che Mancini non è più il tecnico dell'Inter. Quella di Pogba non è ancora ufficiale, ma nella giornata di ieri il Manchester United ha pubblicato sul suo profilo Facebook e sul suo sito ufficiale la notizia che Pogba ha il permesso alla Juventus per svolgere le visite mediche, e quindi con l'hashtag Pogback ha praticamente ufficializzato il suo ritorno, anche se ufficiale ancora non è. Ho fatto un giro strano per dirvi una cosa scontata, ma non troppo. In questo momento partiamo quindi dall'Inter, dalla notizia della giornata, la notizia più fresca: Mancini non è più l'allenatore dell'Inter a 13-14 giorni dal campionato italiano. È una notizia veramente inaspettata per certi versi e annunciata da tempo per altri. L'unica cosa che mi viene in mente è un paragone con Antonio Conte, che due anni fa decise di lasciare la panchina della Juventus per rimanere tra l'altro disoccupato per qualche mese per poi accettare quella della nazionale, ricorderete Euro 2016 appena concluso. E il problema vero e proprio però è che Conte aveva abbandonato dopo un paio di giorni dal ritiro. Mancini ha abbandonato al termine della tournée, praticamente a due settimane dall'inizio del campionato. Questo weekend che viene, per agosto, quello dopo inizierà per l'appunto la Serie A. E devo dire che non è una situazione facile per l'Inter andarsi a cercare un nuovo allenatore in grado di poter sostituire adeguatamente Mancini, anche perché comunque Mancini è un uomo di carisma, un uomo che a livello comunicativo con il gruppo ci ha sempre messo la faccia, ci ha sempre messo il suo, e tantissimi giocatori dell'Inter sono arrivati all'Inter proprio per sua richiesta o comunque perché lui è intervenuto in prima persona nella trattativa. Mi vengono in mente i vari Felipe Melo, i vari Perisic o comunque anche Icardi, se non è andato via è perché con Mancini c'è questo rapporto di carote bastone, perché comunque Mancini l'ha sempre detto, Icardi è il nostro centravanti, Icardi a fine dell'anno sarà sempre il nostro capocannoniere, Icardi è il nostro capitano. Però ci sono anche state delle volte in cui l'ha bacchettato, dicendo per esempio quel gol lo facevo anch'io, non offrendo sempre parole dolci per lui, ma ci sta, perché comunque si vede che il loro rapporto è fatto così e lui decide di cullarselo in questo modo. E se Icardi ha questi mal di pancia e quindi preferisce rinnovare il contratto, potrebbe anche essere per via del rapporto con Mancini. Certo è che trovarsi in una situazione così delicata è brutto, soprattutto per i tifosi dell'Inter. Io sono un tifoso della Juventus, lo sapete, ma se fossi tifoso dell'Inter in questo momento mi sentirei un attimo preoccupato, perché a tanti non piace Mancini, ma è un tecnico che sa benissimo come si fa ad allenare. Io l'ho visto per molti versi migliorato rispetto alla sua prima esperienza all'Inter, ma per altri peggiorato, ma non sotto il livello della preparazione, sotto il livello tecnico, sotto il livello tattico, assolutamente, lì è migliorato tantissimo, ma l'ho visto proprio cambiato a livello emotivo, a livello personale, ha una personalità completamente diversa, molto più polemico, molto più arrabbiato, molto più voglioso di mettere al 100% la sua personalità all'interno del mondo Inter. E questo è contato fino a un certo punto, perché se ricordate la trattativa che andreva ufficializzata, l'ultimo acquisto ufficiale da parte dell'Inter è stato fortemente richiesto da Mancini, perché voleva un giocatore come Candreva, voleva Candreva sull'esterno di destra per completare il tridente insieme a Perisic e Icardi, con Banega abituato a far girare il pallone probabilmente un pelo dietro Icardi o magari davanti alla difesa, ancora non è chiaro, probabilmente la prima opzione. Mancini aveva praticamente trovato la quadratura del cerchio, aveva costruito finalmente l'Inter su immagine e somiglianza, e poi la rottura definitiva è, per certi versi, per come ho già detto prima, era annunciata, perché è da tempo che si parla di questo clamoroso divorzio tra Mancini e l'Inter, ancora una volta, questa volta in maniera molto più dolorosa, molto peggiore rispetto alla prima. L'altra volta arrivava Mourinho, adesso si parla di De Boer, che è un allenatore che ha sempre e solo allenato in Olanda, che quindi deve venire a conoscenza di una nuova realtà come il calcio italiano, che si sa è durissimo, è difficilissimo prendere e mettersi all'interno del calcio italiano. Abbiamo visto tantissimi allenatori vincenti all'estero che poi quando arrivano in Italia non capiscono che è la difesa il principale obiettivo di una squadra e puntano tutto sull'attacco. Si parla anche del ritorno di Leonardo, grande ex del Milan, che tra l'altro tradì i rossoneri
andando a fare allenatore dell'Inter qualche stagione fa, poi andò al PSG come consulente e poi si sono perse le tracce di Leonardo. Adesso potrebbe ricandidarsi per tornare nuovamente in panchina dell'Inter, e lui un po' di esperienza italiana, sia da giocatore che da allenatore, l'ha già avuta. Certo è che perdere un allenatore carismatico come Mancini, che dopo 10 mesi, quant'è che allena l'Inter? 20 mesi, non mi ricordo, ha preso la squadra e l'ha costruita su immagine e somiglianza, prendendo quella di Mazzarri, buttando via tutto il credo tattico di Mazzarri, ricostruendola da zero, proprio come la voleva lui. E adesso finalmente che si vede una formazione, perché secondo me l'Inter ad oggi è la seconda forza del campionato, è la seconda squadra che ha fatto meglio il mercato in Italia, sempre dopo la Juventus. Mi sembra strana questa cosa di vedere l'allenatore, anzi, mi sembra strana, ma è ufficiale, Mancini non è più l'allenatore dell'Inter. E paga un litigio con Tuir, perché a quanto pare è stato Tuir a decidere di interrompere l'apporto collaborativo con Mancini, che di buona uscita prende comunque i suoi 2,5 milioni di euro, ma che probabilmente non sarà contento e non avrà un buon ricordo di questa Inter, di questa dirigenza dell'Inter, perché anche qui tra Tuir, tra il gruppo Suning, tra una piccola percentuale ancora di Moratti, non si capisce più chi comanda all'interno dell'Inter, e sembra quasi che anche chi ha l'agente di Tevez possa aver messo parola all'interno di tutta questa questione, dato che ricorderete Tevez e Mancini non si amavano ai tempi del City, Mancini lo mise fuori rosa dopo averlo eletto capitano perché Tevez si rifiutò di entrare. Quindi potrebbe esserci un giro incredibile dietro a questa decisione di abbandonare Mancini, perché probabilmente aveva insistito con le richieste, voleva altri giocatori, non era contento della rosa, continuava a dichiarare che la rosa non era all'altezza delle aspettative. Il gruppo Suning e Tuir volevano assolutamente la qualificazione alla Champions, e ad oggi in agosto posso dirvi che secondo me sì, l'Inter arriverà in Champions nella prossima stagione. Poi va bene, c'è tutto il campionato da giocare, ma sulla carta, a quanto mi riguarda, a mio parere, l'Inter è la seconda forza del campionato. Mi sembra anche strano che Mancini possa essere andato a fare delle discussioni per una squadra che comunque era già completa, ha fatto un mercato bellissimo, ha preso Ansaldi, ha preso Banega, ha preso Candreva, ha preso Erkin, che va bene, un tappabuchi, serviva un tappabuchi, ha mantenuto tutti i big, non ha ceduto nessuno, e incredibilmente cede il condottiero, l'allenatore, l'uomo che deve mettere parola, deve fare formazioni. Questo è un po' il mio pensiero sull'Inter, la questione è ancora confusa, vediamo se nelle prossime ore salterà fuori qualcosa di più concreto e più delineato. Per quanto riguarda Pogba invece, devo dire che è un fulmine a cielo aperto, perché fino all'ultimo io non ci ho voluto credere, adesso devo farlo anche se l'ufficialità non è ancora arrivata, perché comunque il Manchester United ha già detto che Pogba tornerà ad essere un giocatore della Juventus, e come vi ho già detto è l'una di pomeriggio e l'ufficialità e le firme potrebbero arrivare già nella serata di oggi, quindi quando domani vedrete questo video, perché ovviamente lo caricherò martedì, potrebbe già essere ufficiale Pogba, e quindi parlerò in previsione di quando Pogba sarà già ufficiale. Il calciatore più pagato nella storia del calcio, tra l'altro noi l'abbiamo preso a parametro zero proprio dalla United, non proprio parametro zero, abbiamo dato un indennizzo di 500.000, ma comunque un giocatore come Pogba pagato una cifra così irrisoria proprio per mantenere un buon rapporto tra Juve United, è rivenduto dopo 4 anni, dopo 4 anni di successi, dopo 4 anni che da sconosciuto è diventato uno dei calciatori più amati e più conosciuti nel mondo, uno dei più grandi prospetti del calcio europeo e mondiale. Devo dire io di essere soddisfatto economicamente sotto questo profilo, perché prenderlo a zero e rivenderlo alla stessa squadra che te l'ha regalato 4 anni prima per 110 milioni di euro, 120 milioni di euro, quelli che saranno, comunque diventa il giocatore più pagato in assoluto nel mondo del pallone, e economicamente l'affare c'è stato. Sportivamente, sul piano tattico e tecnico, devo dire che perdiamo tanto, soprattutto l'ho già ripetuto tante volte, secondo me la Juventus ha la coperta molto corta a centrocampo, e anche la mancata cessione ad oggi di Lemina potrebbe essere un indizio per portare Mario a un possibile grado da titolare, un giocatore che a me piace sinceramente tanto, che l'anno scorso per infortuni e comunque per una concorrenza agguerrita a centrocampo si è ritrovato a giocare poche partite facendo intravedere qualcosina ma non facendolo vedere fino in fondo. Comunque adesso ci ritroviamo con una Juventus depotenziata incredibilmente a centrocampo e sulla carta potenziata allo stesso modo in attacco, in ugual modo. Anche se, devo dire la verità, i tratti distintivi della Juventus, della rinascita della Juventus dopo Calciopoli, è sempre stato un centrocampo forte, un centrocampo di qualità. Ci si è ritrovati a un certo punto ad avere in rosa giocatori come Pirlo, Marchisio, Vidale, Pogba. E uno dei tre doveva fare, uno dei quattro doveva fare la panchina per far giocare gli altri, salvo poi giocare tutti insieme nel rombo di Allegri che ci ha portato alla finale di Champions. Se penso che nelle ultime 2 stagioni sportive abbiamo venduto Pirlo, Vidal e Pogba ed è rimasto il solo Marchisio infortunato fino a dicembre, con un Khedira non in perfette condizioni, quindi non indice di garanzia, di titolarità e di continuità, mi viene in mente che solamente Pjanic e pochi altri rimangono alla causa, Lemina
Sturaro, Pereira, Asamoah, probabilmente recuperato, Hernanes, ma non sono giocatori in grado di fare la differenza come quei quattro che c'erano due stagioni fa. E quindi secondo me un colpo a centrocampo incredibile va effettuato. E non sono neanche così soddisfatto dei vari Witzel, Matic e Matuidi, magari il francese, quest'ultimo, è quello che un po' più stuzzica la mia fantasia, ma devo dire la verità, secondo me vendendo Pogba e andandolo a sostituire con uno di questi tre perdi veramente tanto, ma sono convinto, sono sicuro che la Juventus sia già preparata, che abbia già fermato, già bloccato il giocatore che sostituirà Pogba nell'11 titolare, e quindi voglio vedere, sono curioso, aspettiamo, magari anche al di fuori di questi tre nomi, perché potrebbe benissimo essere un quarto nome a sorpresa di cui nessuno ha parlato, perché sappiamo benissimo che a Torino sanno lavorare molto bene anche sotto traccia. Comunque questi sono i due grossi argomenti della giornata, ho deciso di affrontarli in un video così, una decina di minuti di video di chiacchierata. Fatemi sapere qui sotto nei commenti come la pensate, sia per Mancini sia per Pogba. Fatemi sapere se l'Inter e la Juventus escono rinforzate o indebolite da queste due operazioni clamorose di mercato. Perché non c'è un gruppo che